proprio adesso, ma guarda qui. Vabbè, cerchiamo un attimino di sistemare. Sta arrivando. Ma io non lo so. Ma proprio adesso. Ma non è possibile. Foglie dappertutto. C'è un disastro. Guanti. Ecco. Ma fa male, no? Signore e signori, Amedeo Minghi. Carissima Daniela, cresciuta tra i fiori. Tra i fiori e tra le tue canzoni. Io ho tante canzoni che hanno detto di per fiori, Rosa, Primula. Tra l'altro il tuo fan club si chiama così. Il fan club si chiama Primula, come anche la web radio. E stavo pensando a una correlazione fra questo mazzo di fiori e una compilation. Sono simili in realtà, no? È sempre una composizione. Per esempio, una tua canzone che ti fa ricordare... L'Alche Kenji. È molto pendente, le mie sono un pochino più mosse come brani, no? Quindi questa magari è un po' troppo statica. Forse mi piace sorprenderti, c'è un brano scritto così dove c'è una volontà di essere sorpresi, una piacevolezza nel sorprendere e lasciarsi sorprendere. Questa pianta in fondo sorprende perché vedi, si sposta un po'. Sembrano delle piccole lanterne. Giocare a sorprendere. Notte scendi giù. Questa è un classicissimo. La rosa, a cos'altro potresti legarla? In questo contesto la leggo a te. Rosa, stimare. Bella, che è il simbolo poi della purezza, la rosa purezza, bianca. Purezza, tu proprio sei così eterea. Io l'avrei anche legata a un papa a te molto caro. Papa Votivo, abbiamo avuto questa bellissima, diciamo, amicizia. Hai scritto una canzone su di lui, molto bella. Sì, ho scritto bella, una canzone su di lui insieme a Marcello Marrocchi e questa canzone poi ormai celebra in tutto... Un uomo venuto da lontano. Ti ricordi quando si presentò sul balcone, disse... Lo hanno chiamato di un paese lontano. Un uomo venuto da molto lontano. Da lì ci venne questa idea di raccontare questo papa che per la prima volta lo vedevamo in costume da bagno tuffarsi in piscina, sciare, a sulle Alpi. Sciare. E poi noi romani sapevamo benissimo che lui spesso usciva di sera in abiti borghesi dentro una macchina piccolina, una city car e andava in giro per la città. Un grande papa. Indimenticato ed indimenticabile. Io so che ogni cardinale che casualmente incontri Invece diventa papa. Ho cantato per il cardinale Bergoglio a Buenos Aires. E ho cantato per Ratzinger a Cracovia. Questi due cardinali, dopo questa faccenda, sono diventati papi. Allora io ho detto, ma posso fare anche un toto papa? Esatto. Anche chi ha scritto per te. Siamo questa musica, che però è anche Sì, amo sì, questa amo musica. Questa musica, sì. La cronistoria della tua vita artistica raccontata dai tuoi fan. E ci sono racconti veramente che sembrano inventati, per quanto sono belli e commoventi addirittura. C'è anche chi ha scelto un brano degli esordi. Justin Timberlake, che ascoltando questo brano mio musicale lo ha elaborato. C'è un titolo complicato che non mi ricordo mai. Only When I Walk Away. Qui vedo tante cose che tu hai preparato. Questa è Sabbia. Che adesso vado in moda di ricette, non vi sbagliate, questa non è una cosa. Non si mangia, Non si mangia. Io direi di mettere i sassoloni. Mettiamo i sassoloni che danno fanno volume. Vuoi metterli tu? No, fai tu. Questi sono più difficili, li fai mettere. Che scorre fiera tra le dita della vita. Possiamo mescolarli però. Sono belle immagini di noi
meravigliosa confusione tra i dialoghi e le pose. Tu hai dei guanti? Ma guarda, li ho dimenticati. Hai dimenticato? No, non è vero, adesso li do. Sai che hai il pollice perché? Verde? Io non lo immaginavo. Cioè, se non mi sapessi quante cose ho. Lei che tra i baci miei. Hai visto, hai preso quello che... Ho preso quello che punge. Beh, ma è come nella canzone, che speri che facciano un certo percorso e invece poi le fanno. Però a volte cominciano, fra virgolette, male le cose e poi invece si rivelano dei grandi successi. Beh, a me è successo... per esempio, 1950. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te e forse attraverserà l'oceano lontano da noi. L'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con la loro camicia a fiori colorano le nostre vie, e i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro chiusi su di me nel 1950. L'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, o se ne va di porto al mare, di porto via. Nel mentre la canzone, l'estate bella assai. Ma tu quindi come hai iniziato? Sono andato prima a Roma quando c'era Casa Ricordi e incontrai un certo Selve Cipriani. Era un ragazzetto che per vivere ascoltava i provini dei giovani, il pianoforte poi verticale che stava al muro, il pianoforte da niente, proprio così da quattro soldi. Io mi presentai con gli spartiti dei miei idoli che erano Lauzi, Tenco, Paoli, Endrico, soprattutto amato tantissimo. E cantavo queste canzoni, perché in cantina con i miei musicisti facevamo i Deep Purple, ci scatenava rock. Però mi sono orientato verso i grandi cantautori che mi hanno, insomma, indicato la strada. E la tua prima canzone si chiamava Alla fine. Infatti io ho cominciato una carriera al contrario, ho cominciato una canzone che si chiama The End, un grande successo internazionale. Che è stata però poi scritta da Mogol. Oh sì. Alla fine della strada. Anche in questo lavoro qui, La bussola e il cuore, c'erano due brani che io ho pensato che fossero adatti alla sua scrittura. Io l'ho portato e quindi io, è presente anche in questo qui. Casualmente l'ho anche... qui. Casualmente. Tu hai addirittura il vinile. Tra l'altro io adoro il vinile. Questo perché è secondo cosa... me ha un sapore diverso, ha proprio un odore diverso il vinile. Beh, è anche un suono diverso dall'altro. Assolutamente. E quindi mi sono chiesta come mai l'idea di un vinile. Racconta festeggiando in qualche modo i miei 50 anni di carriera. E quindi abbiamo pensato di fare una cosa importante. A parte il fatto che poi è un oggetto molto bello limitato, perché l'abbiamo numerati. E quindi uno di questi numeri sarà mio, vero? Uno di questi numeri sarà questo colore bellissimo. Un rosso vita. Un rosso vita. C'è una canzone famosa che tu hai scritto, La vita mia. Questa vita tra le braccia, tra le mani, ha un bel volto, la tua faccia, un gran bel viso. E qui c'è dentro Califano addirittura. Abbiamo scritto insieme tantissimi brani. Tra tutte queste canzoni qui scriviamo anche Fio mio. Ah. Canzone Fio mio, io qua, sto a sentire papà, considerando che ti ho messo al mondo io. Fio mio, io la vita te la insegno a modo mio. Mi hai fatto tutti questi doni, anzi me li sono auto regalati. Sì. E tra l'altro mi autoregalerò un biglietto per il Sistina. Sia il disco che il libro sono una cosa che hanno dato poi in qualche modo il là a questo spettacolo che si intitola La bussola e il cuore, concerto spettacolo. Il 13 novembre al Sistina, il 15 novembre a Firenze al Puccini, il giorno dopo siamo a Bologna al Teatro Duse. Ed il mio cielo. Ti vorrei omaggiare di queste piccole piantine. Io non le ho scelte a caso, perché le piante grasse, tu non sei grasso, non l'ho scelto per questo motivo ovviamente. L'immenso è lei.
chiamano succulente, in quanto hanno un tessuto spugnoso. Il loro cuore è morbido e ricco di acqua in questo caso. Esternamente però hanno questi aculei in modo che gli animali nel deserto non si possano avvicinare, si difendono. Hanno bisogno di pochissima acqua, di pochissima cura, però sanno regalare dei fiori molto belli negli anni, nel tempo. Beh, questo accostamento mi piace molto, anche perché è ti nuovo. Ti si addice? Come... Sì, ci ritrovo. L'immenso è lei. Ma io ero sicuro. Ha una canzone, sì, la canzone del cuore, che fa così, Vattene amore, ah, sì, mi che ricordo. Siamo ancora in tempo, dici di no, spensierato, sei contento. Vattene amore, che pace più non avrò, ne avrai. Magari ti chiamerò, fottolino amoroso, tu, e il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annocchiato che mi adorerà. Il tuo nome sarà sul cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me, io col naso in su, la testa ci sbatterò sempre là. Fiori per tutti, fiori per te, fiori, fiori, fiori.